La regola d'oro che Dio ha inscritto nella natura umana creata in Cristo è questa: solo l'amore dà senso e felicità alla vita. Lo ha affermato proprio Papa Francesco nel corso della sua catechesi prima dell'Angelus di ieri, domenica 3 settembre. Rivolgendosi ai fedeli presenti in piazza San Pietro per la preghiera mariana, Papa Francesco ha ricordato la vera missione dei cristiani: camminare controcorrente e in salita per vincere l'egocentrismo. Ascoltiamo le sue parole. Ma Gesù ci ricorda che la sua via è la via dell'amore e non c'è vero amore senza il sacrificio di sé. Siamo chiamati a non lasciarci assorbire dalla visione di questo mondo, ma ad essere sempre più consapevoli della necessità e della fatica per noi cristiani di camminare controcorrente e in salita. Gesù completa la sua proposta con parole che esprimono una grande sapienza, sempre valida, perché sfidano la mentalità e i comportamenti egocentrici. Egli esorta: chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. In questo paradosso è contenuta la regola d'oro che Dio ha iscritto nella natura umana creata in Cristo, la regola che solo l'amore dà senso e felicità alla vita. Spendere i propri talenti, le proprie energie, il proprio tempo solo per salvare, custodire e realizzare se stessi conduce in realtà a perdersi, ossia a una esistenza triste e sterile. Invece viviamo per il Signore e impostiamo la nostra vita sull'amore, come ha fatto Gesù, potremo assaporare la gioia autentica e la nostra vita non sarà sterile, sarà feconda.